Con i 7 lavoratori della Marcegaglia ci eravamo lasciati con l'occupazione dello stabilimento Marcegaglia, oggi avete occupato una palazzina aziendale. Sì, dall'occupazione l'anno scorso a quest'anno, dopo l'accordo che c'è stato in prefettura, l'azienda avrebbe dovuto trovare la soluzione lavorativa negli stabilimenti dei dintorni di Milano per noi 7. Si era preso questo impegno in prefettura l'anno scorso, invece qualche mesetto fa ci ha convocati e ci ha detto che con 4 mesi di anticipo rispetto alla cassa integrazione ci avrebbe trasferito a Pozzolo Formigaro con i nostri mezzi, che significa che questo non è altro che un licenziamento mascherato. La prima iniziativa che abbiamo preso è stata quella di incatenarci proprio davanti a questo ufficio per riaprire la discussione, con l'obiettivo di riaprire la discussione in prefettura. Così è stato, ci siamo seduti al tavolo della prefettura. La prefettura ha ricordato all'azienda l'impegno che aveva preso in quella sede l'anno precedente, ma l'azienda ha continuato, diciamo, a diniegare qualunque tipo di soluzione diversa da un eventuale licenziamento nostro. A quel punto abbiamo dichiarato lì al tavolo che da 7 persone piene di speranze e anche di, come dire, di attesa e fiducia nei confronti dell'azienda eravamo incazzati neri, per cui ci sarebbero state le iniziative. Siamo venuti qui dentro, ci siamo rinchiusi qui dentro, questi sono gli uffici direzionali della Marcegaglia Building, che è la società della Marcegaglia, del gruppo Marcegaglia, per cui noi siamo assunti e ci saremo finché non ci sarà una soluzione di dignità per tutti noi 7. Non chiediamo nulla di più di quello che sta scritto nell'accordo, diciamo soltanto all'azienda di farsi in modo di rispettarlo questo accordo, e fino adesso ce l'hanno strappato in faccia 2 volte fondamentalmente. Noi siamo ragazzi semplici, qua ci sono 3 padri di famiglia. Non siamo persone che, cioè, se voi ci guardate in faccia, siamo persone che facciamo una vita come tutti gli altri. Arrivare a fare questo tipo di azione è solo perché è l'azienda che ci ha costretto, loro sono la causa. Pur essendo convocate appunto dalla prefettura, la Marcegaglia non vuole aprire una discussione con noi e non ci dà lo spazio per trovare una mediazione che possa dare delle risposte ai 7 lavoratori. Non ha voluto ricollocare nessun lavoratore a fronte della chiusura dello stabilimento di Sesto San Giovanni. Stabilimento che aveva 160 dipendenti, più della metà sono stati posti di lavoro persi, lavoratori che hanno dovuto accettare l'incentivazione perché non potevano andare a Pozzolo Formigaro, e oggi la stessa strategia la vuole utilizzare per questi 7 lavoratori. Ed è un po' desolante che in una Milano interessata anche dal voto delle amministrative per l'elezione del sindaco, e in questi giorni non abbiamo avuto, diciamo così, da parte dei 2 candidati un interesse vero, concreto, che mettesse questi 7 lavoratori, non dico nella soluzione del problema, ma almeno nella speranza di avere un'interlocuzione sia da parte di Sala sia da parte di Darisi con Marcegaglia, appunto, per trovare una soluzione. Come andare avanti, penso che lo debbano decidere in primo luogo i 7 lavoratori interessati, ma per quanto riguarda la FIOM ovviamente c'è tutta la disponibilità, non solo solidale, ma in qualsiasi altra forma, nel seguire questa avvertenza. È chiaro che questa è una battaglia che va difesa assolutamente per i 7 posti di lavoro, ma anche per la dignità dei lavoratori in genere, tutti quanti, perché comunque in Italia di prepotenze di questo tipo ne abbiamo tutti i giorni, sempre comunque da tutti i padroni e, secondo il mio punto di vista, anche da chi ci governa in questo momento. Come era scritto nell'accordo, l'azienda mantenga l'impegno a ricollocare noi 7, perché noi abbiamo aderito a quel pezzo di accordo che prevedeva il ricollocamento, a ricollocare noi 7 nei 4 stabilimenti limitrofi alla città di Milano, che sono quello di Lainate, Lomagna, Corsico e Boltiere.